Ciao ragazzi, bentornati nel nostro canale. Io sono Federica. Io sono Aldo, ma avevamo detto che questa cosa non la dicevamo più all'inizio di ogni video. No, sono i nomi. E lui è Kobe. Ok, scusa. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale. Io sono Federica. Io sono Aldo. E lui è Kobe. Nell'ultimo video ci eravamo lasciati con un bagno da smontare. Esattamente. Se vi siete persi il video, vi lasciamo il link qui sopra, da qualche parte. Cosa vedrete in questo video? Ovviamente il restauro del bagno. Ci siamo dedicati a più lavori contemporaneamente, all'esterno, all'interno, le pareti, verniciature, incollature, siliconature. Quindi, per forza di cose, abbiamo dovuto rispettare i tempi di asciugatura dei vari prodotti utilizzati e quindi il video rispecchierà nella realtà lo svolgimento dei lavori. Vi lasciamo in descrizione il link con tutti i prodotti che abbiamo utilizzato e niente, direi che è giunto il momento. Buona visione. Allora, primo step: smontare la porta del bagno, così almeno abbiamo più spazio per muoverci. Allora, metto il piede sotto. E voilà. No, la devi inclinare. Ok, bagno senza porta. Qua, come vedete, abbiamo già tolto la ventolina. Ecco la situazione del nostro tetto. Sta smontando la guida per la tendina del bagno. Togliamo più pezzi possibili. Bene, bene. Lavora, lavora. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. E voilà! E vai, venga a vedere. No. Abbiamo iniziato la rimozione. Questo è il risultato. Ecco qua. Mamma mia, mamma mia. Questo è il nostro tetto. Umido, bagnato, esatto. Fracico, marcio, chiamatelo come volete. Va bene, continuiamo. Aggiornamento lavori. Ieri sera alla fine si è fatto buio e non sono riuscito a riprendere il lavoro. Si può già iniziare a intravedere, adesso vi farò vedere meglio. Abbiamo rimosso la parte del tetto marcia, è venuta fuori anche parecchia ruggine sulla parte della lamiera. Abbiamo preso tutto quello che ci serviva ieri sera, polistirolo, un pannello in PVC, il fungo nuovo che siamo riusciti a trovare in un negozio di camper qua ad Ancona. E niente, adesso mi metto a pulire tutta la ruggine sulla lamiera, poi gli passeremo una mano di antiruggine. Te vi faccio vedere. Ecco qua, questi fili erano i fili della ventolina che nel fungo che abbiamo comprato nuovo non ci sarà. Adesso vedo se riesco a mettere quella ventolina vecchia che poi ancora non abbiamo buttato. Qui ancora è un po' marcio, pensiamo di rifinire fino a qui, così almeno viene fuori un rettangolo preciso. Però qui già il legno è buono. E niente, abbiamo scavato un po' qua perché il legno qui era un po' marcio, non volevamo togliere le pareti che dividono il bagno dal resto del camper. Abbiamo scavato dove possibile il legno, quindi adesso lì andremo ad infilare del polistirolo. Ci mettiamo al lavoro e a dopo. Geppetto, cosa stiamo facendo? Stiamo tagliando il tetto del camper.
Poi è comodo perché ti riesci a girare facilmente. Aggiornamento dal bagno. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato una prima mano di vernice antiruggine sia all'interno che all'esterno. Stiamo aspettando che si asciughi. Abbiamo definito anche il taglio all'interno del soffitto, così da poter sostituire alcune parti di polistirolo e poi richiudere. Visto che ci siamo, perché non ci facciamo mancare nulla, abbiamo deciso di smontare anche i portaoggetti. Uno perché non ci piacciono, due perché vogliamo tentare di recuperare un po' di spazio e vediamo. Adesso iniziamo a smontare, vediamo cosa ci aspetta dietro. Siamo pronti per la magia? Vai! Olla! Eccolo qua! Eccoci qua! Siamo pronti per la seconda magia. Secondo me, togliendo questo pezzo qui, recuperiamo un sacco di spazio. Guarda quanto spazio! Wow! Se solo riuscissi a staccare... Cosa vedono i miei occhi? Cose belle o cose brutte? Spero di sbagliarmi, ma non vorrei che quella lì, nella cosa marrone, fosse acqua. Ferma così che adesso da qui non si vede. Vedi che luccica la guaina marrone lassù? Vorrei che fosse acqua. Il tetto è bagnato lì, quindi allora, dovremmo adesso... tagliare sicuramente anche quelli. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tolto tutto il mobilio inutile del bagno. Adesso rifiniamo il tetto fino a qui, che è praticamente andato. Esatto. Qui, tutto qui, tutto qui, tutto qui, tutto qui, e arriviamo fino a qua che c'è il montante. Questo è il filo dell'alimentazione della televisione, lo togliamo. Soddisfatta? Per ora, ne riparleremo a lavoro finito. A settembre. Adesso Fede sta provando a smontare lo specchio, dopodiché darà una pulita alla parete che andremo a verniciare. Nel frattempo la seconda mano all'antiruggine l'abbiamo data, aspettiamo che si asciughi per poi tappare il tetto. Io intanto vado sul tetto e silicono queste viti qua dalla parte esterna, poi là dentro un'altra botta di silicone e siamo a posto. Ce l'abbiamo fatta! Dopo quante ore? Un paio. Siamo riusciti a togliere lo specchio. Adesso prepariamo bene tutte le pareti per la verniciatura. Cobi fa un riposino nel frattempo. Controllino fuori. Non è comodo. Calma. Comodo. Proseguo nei lavori. Questa mattina, dopo che la vernice antiruggine ha finito completamente di asciugare anche la seconda mano, rifiniamo il taglio sul tetto e proviamo a incollare il tetto nuovo. Nel frattempo, quando Fede mi raggiungerà, si occuperà della verniciatura del lavandino, che abbiamo deciso di lasciarlo almeno per il momento. E niente, a dopo. Ieri sera Fede ha dato la prima mano di fondo bianco al lavandino. Io nel frattempo ho iniziato a fissare la struttura in legno con due semplici travetti, uno qua e uno qua, che sono appoggiati sulla vecchia struttura del tetto, che comunque è ben resistente. Adesso farò i primi strati di polistirolo. Questo qua in particolare dovrò creare una canaletta per il filo della corrente. Ieri ho anche siliconato le viti che passavano internamente, quindi da lì non dovremo aver problemi. In più, ieri sera sul tetto ho anche finito di fare le siliconature a tutte le viti che ci sono. Ho tolto tutte le siliconature vecchie e ho fatto quelle nuove. Ecco come sta venendo la base del tetto. Polistirolo, legno, polistirolo e ancora legno. Poi ci sarà ancora un altro strato di polistirolo qui. Poi a coprire, vediamo se ci sta l'altro strato di polistirolo leggero, se no ci mettiamo direttamente dei pannelli in PVC. Ti va di vernice? Bianco lucido. E si vola.
Stiamo dando la prima mano, risultato abbastanza buono e via, finiamo. I lavori proseguono spediti. Fede ieri sera ha finito di dare la prima mano di fondo alle pareti del bagno. Qui il mobile del lavandino terminato con questo bianco lucido è rinato, c'è da dire. E abbiamo anche finito di incollare una parte di tetto, manca solo questo triangolino qui piccolino. Poi io oggi sigillerò tutte queste fessure delle pareti, anche queste qui del tetto dove sono stato meno preciso, questa qui con il vecchio tetto. Chiudiamo anche una passatina un po' più pesante e direi che sta venendo un bel lavoro, dai. Poi vediamo se oggi riesco anche a montare il fungo nuovo. Situazione tetto, abbiamo finito di montare il tetto. Abbiamo dato anche il silicone in tutti gli angoli. Io non sono un professionista, ma ho cercato di fare il mio meglio. Penso sia anche la prima volta che usavo il silicone. Sembra venuto un buon lavoro. E oggi pomeriggio provo a montare anche il fungo. Nel frattempo Kobe sembra aver trovato un nuovo nemico. Vediamo un po'. Kobe! Si è fatto buio. Stiamo lavorando con le torce in testa. Ma ce l'abbiamo fatta, il tetto è coperto. Ora diamo una sigillatina al nuovo funghetto e poi mancherà la verniciatura finale. Buongiorno! Fede sta dando la prima mano di vernice al bagno, tanto qua abbiamo la ventolina montata, sembra anche essere venuto un bel lavoro, dopo vado a vedere fuori se il silicone ha preso bene. Fede, che dici? Dai! Allora, questa vernice qui è molto chiara, al momento non mi convince proprio al 100%. Vediamo con la seconda mano se viene un po' più carino. Deve venire per forza carino. Vediamo un po' come stanno le siliconature dopo quasi una settimana. Sembrano tenere bene, queste sono quelle del fungo. Questo è solo un po' di sporco. Queste qui sono quelle delle viti che si vedevano internamente. Ho rifatto anche questa qui dello blò del letto. Anche questa sembra tenere abbastanza bene. Ok, bel lavoro. Per quanto riguarda il silicone utilizzato, abbiamo utilizzato questo qua, Sikaflex 521 UV. Ho provato anche con inizialmente con un silicone Saratoga e devo dire che la differenza si vede. Questo qui è nettamente migliore, ha mantenuto una densità abbastanza buona, mentre quello Saratoga diciamo che si è un po' schiarito e si è un po' rappreso, si è un po' ritirato. Ci è stato consigliato comunque da molte persone, questo è un buon prodotto. Vi lasciamo comunque di tutti i prodotti, di tutte le cose che utilizziamo sempre, i link in descrizione per comprarli. Potete utilizzare il nostro link di affiliato Amazon, ci fareste un grandissimo piacere perché vuol dire che supportate quello che stiamo facendo. Mentre per quanto riguarda la colla utilizzata per incollare il tetto, abbiamo usato questa qua, Polystick, una colla specifica per il polistirolo, va bene anche per attaccare il polistirolo a superfici lisce come il PVC, come in questo caso. Adesso invece Fede sta finendo di pitturare l'interno del bagno, la parete interna del bagno, sta dando nello specifico la terza mano e prima di dare l'ultima mano mettiamo questi bellissimi tappi, non so di preciso come si chiamino, però abbiamo fatto una fatica immensa a trovarli. Vi lasciamo il link anche di questo in descrizione. Ne abbiamo presa una bella busta, sperando che ci bastino. Sicuramente per il bagno ci bastano, non so se ci bastano per tutto il camper. Fede, quanti ne vuoi? Considerando che ne vanno adesso 13 soltanto nel bagno, 4, 6, dovremmo fare un check di tutto il camper. 8, grazie. 10, 11, 12, 13. Grazie mille. Aspetta. Questo lo offro io. Arrivederci. Poi se uno li rompe, esatto, ne avremo uno di meno.
Noi ci stiamo attenti. Capita. Allora, dicevamo. Vediamo se ne rompi un altro. No, no, è andato. Vorrei fare una precisazione. Per le prime due mani ho utilizzato il pennello, ma non eravamo soddisfatti del risultato perché si vedevano si vedono ancora le pennellate davanti, esatto. Nettamente. Abbiamo comprato questo rullo universale, semplicissimo, e devo dire che il risultato è veramente ottimo. Non si vedono i segni e la stesura è omogenea, perfetta. Adesso aspettiamo che stendi questa parete qui, così facciamo vedere il risultato. Yes. Quindi risultato migliore e anche notevole risparmio di tempo. La vernice che abbiamo utilizzato è una vernice apposta per i bagni, idrorepellente. La trovate penso in qualsiasi negozio di bricolage o di vernici. Direi che ci siamo, pareti finite. Andiamo al soffitto. Adesso do l'ultima mano di vernice al soffitto e stiamo utilizzando uno smalto ad acqua bianco satinato per vari tipi di superficie. Le pareti si sono finalmente asciugate, sono terminate e il risultato ci soddisfa. Non si vedono più le pennellate, con l'ultima passata di rullo è andata veramente bene. Quindi eccole qua. Adesso passerò l'ultima mano di resina sul lavandino. Andiamo a preparare il prodotto. Allora, eccoci qua nel nostro piccolo laboratorio. Adesso prepariamo la resina. Ci sono due prodotti da miscelare insieme. Attendiamo qualche minuto e poi andremo a passare il tutto. Ho preso altri rulli in schiuma apposta per passare questo tipo di prodotto e ci mettiamo al lavoro. La miscela è pronta, adesso dobbiamo attendere 5 minuti prima dell'applicazione. Rullino piccolino in schiuma. Ecco qua, lavoro finito. Abbiamo passato la resina bianca sia sopra che sotto. Ora aspettiamo che si asciughi. Ci vorranno penso almeno 24 ore, forse anche qualcosina di più prima di poter usare l'acqua, ma il risultato direi molto buono. Perlomeno il nostro lavello è finalmente tornato bianco. Prima o poi toccherà anche a te, finestra. Così gialla proprio non mi piace, non mi piace. Stiamo aggiungendo gli ultimi dettagli al bagno, stiamo mettendo delle piastrelline adesive, anzi Fede sta mettendo delle piastrelline adesive. È il lavoro più difficile del mondo, ragazzi, non lo fate mai. No, che non vi passi nemmeno per la testa di mettere le piastrelline adesive una alla volta. Se vi passa per la testa, scacciate via il pensiero in un attimo, in un attimo. È il lavoro più difficile e odioso del mondo.
su pazienza abbiamo fatto, dai. Lì c'è anche lo specchio, doppio specchio preso all'IKEA. Portarotolo. Beh, sta venendo un bel lavoro comunque, su. Bello, bello, bello. Qua finalmente le famose mattonelline adesive. E tanto ci hanno fatto penare. Mamma mia, è stata veramente una cosa terribile, terribile. Però dai, l'abbiamo portata a casa. Abbiamo montato il porta carta igienica nuovo, il lavello è stato riverniciato, abbiamo sostituito anche il rubinetto. Specchietti nuovi. Ed ecco qua il nostro bagno, ragazzi. Dopo qualche settimana di lavoro è terminato finalmente. Abbiamo concluso. Beh, che dire, speriamo che vi sia piaciuto. Noi siamo piuttosto soddisfatti del risultato. Molto. Sì. Oltre le nostre possibilità. Sì, però dai, ci siamo impegnati e abbiamo fatto del nostro meglio. Se vi è piaciuto, ovviamente fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciateci un like e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Esattamente. Commentate, mettete like, spargete la voce. Seguiteci anche nei nostri canali social, così da restare sempre aggiornatissimi su tutte le nostre avventure. E al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video.